Buongiorno, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Pierluisa e oggi vi parlo di una bevanda molto interessante, ottima, buonissima e che ha tante proprietà, il latte d'oro. Vi mostro la ricetta e come si fa. L'ingrediente chiave di questa preparazione è la curcuma, una spezia usata da millenni in India ed ora molto conosciuta in tutto il mondo. Ci sarà un valido motivo. La curcuma è apprezzata principalmente per le sue proprietà antinfiammatorie, per tendiniti, artriti, reumatismi, sciatica. Contiene bioflavonidi, quindi contribuisce a inibire gli effetti dello stress ossidativo, allevia i dolori muscolari, dà sollievo ai problemi respiratori, abbassa il colesterolo cattivo, disintossica, migliora la memoria, accelera il metabolismo, infatti favorisce il dimagrimento. Può bastare? C'è altro, ma per ora può bastare. Il suo utilizzo comunque ha bisogno di alcune precisazioni. Infatti, affinché la curcumina, che è il principio attivo di questa importante spezia, doni il massimo delle sue proprietà, va consumata con un pizzico di pepe nero, che incrementa del 2000% la produzione di una proteina che nel nostro organismo regola la risposta immunitaria, quindi alla base delle nostre difese da batteri, virus e funghi. Inoltre, la curcumina non è idrosolubile, necessita quindi di una materia grassa come veicolo per essere assimilata correttamente dal nostro organismo. Potrebbe essere olio di lino, di sesamo, oppure il classico olio extravergine di oliva che è sempre presente nella nostra cucina. Per prima cosa, prepariamo la pasta di curcuma, 50 g di spezia e 50 g di acqua. Ne preparo circa 50 g alla volta, non di più, perché si conserva in frigorifero non oltre i 40 giorni. In un pentolino metto la curcuma ed inizio a stemperare con l'acqua già calda, che facilita l'operazione. Poi metto sul fuoco per amalgamare bene il tutto, lasciando per qualche minuto, fino a quando la consistenza diventa di una pasta tipo dentifricio. Lascio raffreddare e quindi la trasporto in un vasetto, pronta per la preparazione quotidiana. Ora, preparare il latte d'oro è molto facile. Scaldate una tazza di latte, meglio se vegetale, fino a quando comincia a fumare. Aggiungere mezzo cucchiaino di pasta. Un pizzico di pepe nero, qualche goccia di olio ed è pronta. Come vedete, a me non piacciono gli sprechi e nel tegamino usato per scaldare la pasta preparo la mia prima tazza di latte d'oro. Se mi sembra pallido, ne aggiungo un briciolo, senza esagerare. Mescolare, mescolare, mescolare bene e gustare. Ottimo sarebbe utilizzare ingredienti bio. La bevanda così ottenuta si può bere in tutte le occasioni in cui si sente la necessità, raffreddore o influenza. Per rinforzare il proprio organismo, i medici ayurvedici ne consigliano l'uso quotidiano per 40 giorni consecutivi. È ottima al mattino con la colazione o alla sera, che aiuta un buon sonno.